Buon pomeriggio Traders, allora faccio questo video rapido, molto molto rapido. Diciamo che torniamo un po' al passato quando dopo pranzo analizzavamo un po' la situazione con alcuni strumenti, in modo particolare gli indici americani, però oggi focalizziamoci sul DAX, poi vi farò vedere l'S&P 500 perché siamo ormai a ridosso della sessione statunitense che tornerà dopo la giornata di festa di ieri, quindi sicuramente ci sarà della volatilità, sicuramente ci saranno dei movimenti importanti, però allora andiamo a vedere quello che sta succedendo sul DAX, perché in questo momento ritengo che la situazione sia molto interessante per quale motivo? Allora, con la strategia che abbiamo visto su grafico a 1 minuto, doppie bande di Bollinger, media mobile 633 e i filtri per chi volesse aggiungerli, ci rendiamo conto che in questo momento il DAX è in fase di lateralità, quindi c'è un restringimento della volatilità che solitamente si verifica prima della sessione americana. Quindi a questo punto si sta attendendo quello che potrà succedere nel corso del pomeriggio e difatti vedete che le bande si stanno restringendo. Attenzione perché queste sono le situazioni sicuramente più appetibili per poter sfruttare poi l'esplosione di volatilità e determinati movimenti. Però quello che mi premeva sottolineare è che guardate come il DAX con una forte candela di espansione, ovvero questa candela, si sia portata al di sopra della media 633. Attenzione, l'ha già retestata, vedete qua. C'è stato già un tentativo di ripartenza, però ci rendiamo conto di come comunque non ci si stia allontanando più di tanto. Cerchiamo di pazientare un attimo, in questo momento, in base appunto alla mia strategia, il trend teoricamente potrebbe essere cambiato, ovvero potrebbe essere passato dal ribasso della mattina al rialzo della seconda parte della sessione. Ma è ancora tutto in divenire e adesso vi spiego perché. Perché chiaramente adesso, ovviamente, se dovessi scegliere un'operazione da fare, attenderei un'esplosione di volatilità al rialzo perché siamo sopra la media 633, ma spesso la media 633, come vi ho detto tante volte, è un livello molto importante. Non focalizzatevi sul livello e basta. Il livello puntuale in questo momento ci dice che la media è a 12.067 più o meno. Focalizzatevi su un'area di prezzo, ovvero qua siamo attorno ai 12.100 punti, al di sotto dei 12.100 punti, che è un'area psicologica molto importante, un'area di un numero tondo molto molto importante. Chi mi ha seguito stamattina nel live delle 9 avrà visto le due operazioni che ho fatto sul DAX che hanno portato profitto, una è andata in perdita, l'altra in netto profitto e quindi il saldo tra le due è stato positivo. E avevo detto che qualora ci fosse stata una violazione della 633 al ribasso avrebbe potuto testare i 12.000 punti ed è quello che puntualmente è successo stamattina. Ora, cosa potrebbe accadere questo pomeriggio? La situazione qui, ripeto, è, lo vedete anche voi in tempo reale, piuttosto ingarbugliata, quindi in questo momento consiglio di aspettare, non prendere delle decisioni, attendere che apra Wall Street, eventualmente alle 14.30, anche perché comunque alle 14.30 in pre-market solitamente gli operatori iniziano, quelli professionali chiaramente, i professionisti del settore, a sedersi davanti alle loro piattaforme a osservare quello che succede. Iniziano già a prendere insomma delle posizioni, quindi già dalle 14.30 potrebbero esserci interessanti movimenti. Ma l'invito che faccio per l'operatività pomeridiana, non tanto quella del mattino dove solitamente domina l'Europa perché chiaramente Wall Street è chiusa, quanto quella del pomeriggio dobbiamo tenere presente l'andamento anche degli indici americani, in modo particolare dell'S&P 500 che vi faccio ora vedere. Perché ve lo faccio vedere? Perché l'S&P 500 vedete che è ancora ribassista da stamattina, non ha ancora superato la media 633, ma lo stesso si può dire del Dow Jones. Il Nasdaq non l'ho controllato, lo vedremo insieme rapidamente. Quindi vedete che ancora non c'è concordanza. L'S&P 500 è ribassista. Vedete come anche in questo caso si sta comprimendo la volatilità e quindi si è nettamente in attesa di quello che potrebbe succedere al pomeriggio.
Anche i filtri in questo momento 2 su 3 sono ribassisti, tranne l'RSI, che ve lo ricordo deve rompere a ribasso la soglia del 50 per confermare su un trend ribassista. E quindi in questo momento preferirei attendere perché il DAX potrebbe tornare al di sotto della media 633 qualora gli indici americani dovessero accelerare al ribasso, e quindi lì potremo sfruttare questa strategia a 1 minuto per impostare un'operazione ribassista. Viceversa, se chiaramente gli indici americani dovessero spingere al rialzo e quindi rompere la media 633 al rialzo, si potrebbe pensare anche sul DAX di andare long. Dicevamo del Dow Jones, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, guardate, questo è il Dow. Eccolo qua, vedete qua la compressione volatilità è ancora più evidente. Guardate come già la media 633 abbia rappresentato una barriera molto importante alla risalita registrata stamattina. Quindi attenzione, siamo in una situazione molto molto delicata. Vediamo il Nasdaq per concludere. Anche il Nasdaq, guardate, è a ridosso della media 633. Quindi capita bene che il pomeriggio potrebbe rappresentare uno spartiacque. Intanto guardate come il Nasdaq sta già provando ad accelerare. Sta andando a ricercare nuovamente la media 633, e non è un caso, ve lo ripeto, questa media è molto molto importante. Qui il sentiment sembra stia cambiando. Andiamo a vedere un attimino in tempo reale il Dow ha rotto. Eccola qua la rottura. Dow ha rotto, quindi in questo momento c'è una opportunità long. Probabilmente stiamo rompendo la volatilità al rialzo, però ancora guardate come sta accelerando. Adesso poi andrò a controllare le notizie perché potrebbe esserci anche qualche notizia. Questa accelerazione comunque è abbastanza significativa. Vediamo l'S&P 500 che, vedete, sta provando a rompere. Però guardate l'S&P 500 come invece stia facendo più fatica in questo momento. Vedete che questo livello della 633 si fa sentire. Teniamola d'occhio perché dalle 14:30 in poi dovesse esserci una conferma di queste rotture si potrebbe effettivamente operare al rialzo. Poi dalle 15:30, quando aprirà ufficialmente Wall Street, tutto potrebbe nuovamente cambiare. Però dalle 14:30 alle 15:30 potrebbe esserci una finestra temporale per provare qualche operazione long di scalping, e vedremo se il sentiment lo consentirà o se ci sarà poi un cambiamento.